Oggi metteremo sotto la lente d'ingrandimento la semifinale tra Siviglia e Juventus. Siete pronti ad un'analisi appassionante? Iniziamo! Giunti alla fase cruciale della competizione, la semifinale di Europa League è molto emozionante e questo scontro si terrà presso il leggendario stadio Ramon Sanchez nella splendida città di Siviglia, in Spagna. L'appuntamento è fissato per il 18 maggio alle 21, quindi tra pochissime ore, e siamo ansiosi di vedere cosa succederà in questa partita. Iniziamo prima di tutto analizzando le statistiche per farci un'idea completa. Le statistiche recenti di queste due squadre ci dicono che negli ultimi 6 incontri il Siviglia ha ottenuto una vittoria, pareggiando 2 volte, mentre la Juventus ha vinto 3 partite. La differenza reti è di 8-4 a favore della Juventus. Vogliamo anche ricordare il risultato della gara d'andata, che si è conclusa con un pareggio di 1-1. Questo significa che entrambe le squadre hanno dimostrato di essere all'altezza l'una dell'altra. È anche interessante notare che il Siviglia chiude il primo tempo in vantaggio nel 32% delle partite, mentre la Juventus nel 31%, quindi abbiamo pochissima differenza. Questo ci suggerisce che entrambe le squadre infatti sono in grado di mettere pressione sugli avversari fin dai primi minuti. Come abbiamo visto dalle recenti statistiche, tra queste due squadre è molto difficile dare un risultato concreto, in quanto si tengono testa a testa l'uno con l'altra e sono molto equilibrate nel gioco. Per questo l'unica cosa di cui possiamo essere più o meno certi e che finiranno con un pareggio di 0-0 nel primo tempo. Il resto lo vedremo insieme tra pochissime ore. Voi cosa ne pensate di queste statistiche? Qual è il vostro pronostico? Lo vogliamo sapere assolutamente. Fateci sapere tutto nei commenti. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale e di non perdervi nessun video. Ciao!